GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni. Buonasera amici di GoCart TV, benvenuti a questa puntata di apertura della stagione agonistica 2015. Stiamo infatti per presentare il primo di tre eventi, ma prima di parlare di Winter Series presentiamo gli ospiti di questa sera. Cominciamo naturalmente da Riccardo Scarlato. Ciao Federico, ciao a tutti amici di GoCart TV. Poi con noi c'è Giada Giardelli. Buonasera a tutti. Passiamo sulla tribuna dei piloti con Alessandro Giardelli. Ciao a tutti. Poi Gianni Bongiovanni. Ciao a tutti. Antonio Iazzetta. Ciao, buonasera a tutti. Simone Rossi. Ciao a tutti. Filippo Spinola. Ciao a tutti. E Orlando Sidoti. Buonasera a tutti. Bene, per introdurci in questa puntata che parlerà della prima di tre gare della terza edizione della Winter Series, quella 2015, sentiamo proprio da Ricky Scalato, ricordiamo titolare di GoCar TV, questa sua iniziativa nuova. Ecco, è una iniziativa nata, a dire la verità, qualche anno fa. Però è da un po' che ci eravamo fermati con un campionato invernale indoor. L'abbiamo rifatto in grande stile, penso, scegliendo soprattutto degli impianti veramente all'avanguardia per quanto riguarda il karting indoor. Ci siamo avvalsi infatti dell'Alario Motorsport di Colico, di Moniga del Garda e della Top Fuel Racing. Questi qui saranno, diciamo, le tre piste che faranno da cornice a questo evento. La cosa bella è che già alla prima prova ben 30 drivers si sono sfidati con sfide veramente elettrizzanti, e non pensate che kart indoor voglia dire karting amatoriale. La competitività, ragazzi, era davvero altissima, ma nella puntata di questa settimana, grazie ai vincitori, entreremo nel dettaglio di questa prima, appunto, di tre sfide marchiate GoCar TV Winter Series. Benissimo, novità nella novità, oltre al ritorno a Winter Series, c'è uno dei tre impianti, è un impianto nuovissimo, dall'Alario Motorsport, che qua è rappresentato da Giada Giardelli. Giada, da quanto tempo c'è questo nuovo impianto? L'Alario Motorsport è nata un paio d'anni fa, maggio 2013. Sì, dobbiamo ancora chiudere il secondo anno. Esatto. Bene, l'Alario Motorsport chiaramente sulle rive del lago di Como, ma dove di preciso? A Colico. Colico, vicino alla zona industriale. Perfetto, quindi anche facile da raggiungere dal punto di vista viabilistico. Ma in un impianto così moderno cosa possiamo trovare come servizi agonistici? I kart dell'Alario Motorsport sono kart innovativi, sono solid kart e il modello RT8. Il nostro impianto credo che sia innovativo da vari punti di vista, non solo quello dei kart, ma anche dal fatto che è strutturato su due livelli, dal grip della pista che simula quello delle piste outdoor e dal sistema di protezione dagli urti che circonda la pista. Tra l'altro la cosa bellissima è che lì non solo vengono organizzate gare come la nostra, ma anche io ho visto sfide tra amici che proprio vogliono passare una serata diversa, e le aziende, sì, che fanno degli esatto. Veramente molto bella. Infatti la novità dei due livelli compensa quello che magari può essere le caratteristiche come la larghezza del tracciato, così, perché parleremo poi delle nostre gare, non è stato nulla di scontato e si può superare alla grande, lo vedremo tra poco. Bene, allora a questo punto lanciamo la prima clip, quella che ci introdurrà in questa serata che è stata del 10 febbraio scorso. Bene, come questa gara di apertura è stata, i 30 piloti abbiamo dovuto suddividerli in tre manche, comunque abbiamo anche, per effetto del regolamento sportivo,
utilizzato la compensazione dei pesi per evitare disparità, proprio i due livelli della motorsport potevano dare vantaggi più leggeri, invece con la zavoratura abbiamo mantenuto il livello di performance. 30 piloti, quindi tre gruppi, manche di qualificazione che hanno dato ciascuno il loro bell'esito per andare avanti verso la finalissima. Il gruppo A è stato vinto da Marco Sala, secondo è arrivato Simone Rossi, stasera con noi, terzo Marco Catemisano, quarto Antonio Iazzetta e quinto Giuseppe Crisafulli. Vediamo proprio la clip di questa batteria del gruppo A. Pullman, senza una lente a contatto, adesso la vado a cambiare. Me la sono goduta, adesso vediamo dopo, va. Grandi, scappati di casa, numero uno. Gruppo A che abbiamo appena visto, del quale è stato protagonista Simone Rossi, che è qua proprio con la sua divisa da gara. Simone è arrivato secondo, raccontaci un po' il vissuto di questa tua batteria. No, niente, è stata una bella gara, l'importante, cioè alla fine mi sono divertito, l'importante è quello, direi. Altrimenti non sarei andato. Alla fine vado spesso lì all'Ario Motorsport. Ho fatto anche il campionato interno dell'Ario Motorsport, il trofeo LMK. Siamo arrivati come squadra Rossi Team, siamo arrivati terzi. Personalmente sono arrivato, mi pare, undicesimo. E niente, cioè, è stata una gara molto divertente. E niente, non so. Bene, basta. Buono. Beh, se ci fosse ancora qualche posto per le prossime due gare, penso ci Simone. Sì, sì, a Monica del Garda. Anche per fare le altre gare. Anche perché sei arrivato bene, quindi hai preso punti importanti. Una cosa che non abbiamo detto, i kart sono stati sorteggiati prima di ogni manche. E oggi è da segnalare che il vincitore della prima manche, ossia Marco Sala. Marco Sala, non è potuto essere dei nostri, anzi lo salutiamo e gli facciamo i complimenti. Bene. Sorteggio dei kart, ricordiamo che Antonio Iazzetta è andato quarto nello stesso gruppo e poi vedremo come ha proseguito la sua serata in quel dell'Aero Motorsport. Finito il gruppo A, siamo andati in pista con il gruppo B. Assolutamente. Libere e manche di qualificazione, che ha visto la vittoria di Gianni Bongiovanni, secondo David Colocci, terzo Orlando Sidoti, quarto Enrico Rolando e quinto Gabriele Gabba. Vediamo la clip anche di questa gruppo B. Non si fanno pagionieri qua. O dentro o fuori. O dentro o fuori, come sempre. Bene, anche la manche qualificazione del gruppo B ci ha dato tante soddisfazioni, tanti motivi di interesse, ma prima di entrare nel merito di questo gruppo B, andiamo con il primo stacco pubblicitario. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese.
www.mecomer.it. Bring the action. Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2014. Vieni a correre nel tempio della velocità di Monza, non farlo in strada. Bene, vincitore della Manche qualificazione del gruppo B, il nostro nome d'arte John Bon Jovi, che corrisponde proprio a Giovanni Bon Giovanni. Raccontaci, Giovanni, questo tuo dominio nella seconda Manche. Ciao a tutti. Beh, sono stati 15 giri, se non ricordo male, praticamente molto veloci. C'era grip, la pista era già pronta e preparata dai turni libere, delle libere precedenti e dalle qualifiche che abbiamo effettuato effettivamente in pista. I kart erano caldi, quindi si poteva dare il massimo e effettivamente è venuto fuori un bel tempo. E così si è partiti in testa. Ecco, tra l'altro Gianni non è, come vedete, giovanissimo rispetto anche a magari alcuni presenti vicino a lui, però dietro la scritta Gianni Bon Giovanni, il terribile, ragazzi, credetemi che li si addice, perché quando abbassa la visiera va veramente forte. Poi vedremo anche come è andata la sua finale. Infatti si sente che poi, questa tua osservazione c'è un modo di dire che non ci sono limiti di età in questi confronti, ci si può confrontare tra giovanissimi e anche tra chi è già negli anta e soprattutto chi ha tante esperienze diversificate, che sentiamo da come parla John, si capisce che ha un'estrazione da kartista su piste outdoor. Beh, non è proprio così, però diciamo che a dirla per il vero, praticamente ho conosciuto Federico 4 anni fa, era la mia prima gara in Easy Kart, io non avevo mai guidato il kart, però, quindi penso. Sono 4 anni fa che sono salito in kart per merito di alcuni imprenditori che, come ad esempio appunto diciamo il kartodromo che ci ha ospitati anche nella mia zona. Il caso ha voluto che a 41 anni ho conosciuto per la prima volta il kart e quindi mi sono avvicinato, mi sono trovato subito veloce e mi piaceva veramente tanto. Bene, no, ma infatti la nostra mission è quella di dare una grande visibilità a piloti che magari o per possibilità economiche o per mancanza di tempo, per tante altre cose, fanno gare indoor. E con questo non vuol dire gare meno importanti, perché poi la competitività è alta, però proprio il nostro obiettivo è dare la massima visibilità e organizzare dei campionati seri e ben strutturati, e la presenza di Dante Pasquali, che è il direttore di gara, neanche un po' la conferma, oppure affidarci a impianti come quello dell'Alario Motorsport, dove non si lascia nulla al dettaglio, dare così sfogo e visibilità anche a quei classici piloti che possiamo chiamare amatoriali, ma che poi non è così. Infatti, lanciando il discorso del torneo di gara, possiamo dire che il livello di questo trofeo si sta elevando agonisticamente e la correttezza forse sta migliorando ancora di più. Una battuta la facciamo con Orlando, che è arrivato qua terzo nella seconda manche. Lui poi che ne vede tante nelle endurance. Come hai vissuto, Orlando, questa manche qualificazione? Niente, mi sono divertito, mi sono qualificato secondo. In partenza ho avuto, tra virgolette, un piccolo problema, ma non mi sono fermato a quello. Ho provato a combattere come sempre, non mollare mai il gas dell'acceleratore. E ho dato sempre il meglio di me, mi sono divertito, darò sempre il massimo e ci vedremo alla prossima gara. Quindi già lancia i proclami sul resto della serie, quindi pensa già di scattare quel risultato qua, quindi una dichiarazione di guerra praticamente. Anche la terza manche è stata molto bella. E infatti, terza manche, gruppo C, dicevamo che ha visto vincitore Alessandro Giardelli davanti a Matteo Pradella, terzo Filippo Spinola, quarto Lorenzo Togni e quinto Fabio Palmieri. E quindi clip della manche del gruppo C. Hola ragazzi, benvenidos qui alla terza manche del campionato, ci siamo quasi. Il vostro carissimo Iracai Giuseppe vi dà il benvenuto al circuito e spera che si faccia qualcosa di positivo anche quest'oggi, ma la vedo molto dura, qui sono agguerriti come degli animali. Can't y'all? Her day I would.
but she's homeless, she's homeless. And she stands there. Per poco non ho fatto la pole position assoluta, per 7 millesimi. Bene, Alessandro Giordelli, beh, chiaramente Lario Motorsport di nome e di fatto, raccontaci questo tuo dominio del gruppo C. Sono stato è stata una manche molto bella, sono riuscito a fare la pole sia in qualifica sia a vincere la manche, ho fatto il secondo tempo totale e sono partito secondo dalla finale per pochi millesimi. Sì, perché c'è da dire che Gianni Bongiovanni ha fatto anche il best time delle tre manche, quindi tre manche, che gli ha dato appunto la pole all'interno tra i tre vincitore. Insomma, Alex, essere un kartista di futuro, no, non è bastato quella sera lì, anche, e giocare in casa. Vabbè, ma dopo in finale, dopo andremo a vedere la finale, perché non è che è scappato via. No, no, assolutamente. Gianni, no, per un po' la non anticipiamo, dietro. Mentre abbiamo avuto con Gionda un over 40, insieme ad Alex Giardelli, che ha vinto la manche gruppo C, terzo arrivato, ammesso per volontà del popolare, nel senso che era giovanissimo, ma noi non abbiamo limiti di regolamento, il nostro più giovane, 12 anni compiuti, 12 hai compiuti, sì, perché sotto, sì, sì. Filippo Spinola. La mia manche è stata una bella manche, e ero arrivato secondo nelle qualifiche e sono arrivato terzo. Perché sono stato sorpassato negli ultimi giri, perché con i 30 kg facevo un po' fatica, e però ti sei divertito? Sì, mi sono divertito. Bene. Che tra l'altro c'è sempre da dire che è 12enne come poi Alessandro Giardelli, quindi Alessandro un po' più alto, un po' più robusto tra virgolette, però due giovanissimi che quando abbassano la visiera, e qui dietro la grafica lo testimonia, Alessandro Giardelli l'uomo da battere, quindi come dicevi giustamente te, non serve tante volte, non conta nei nostri campionati l'età o la provenienza o il peso, anche perché poi li mettiamo tutti in parità, ma tutti possono essere protagonisti, quindi assolutamente, qui non ci sono neanche gerarchie di esperienza, ok, perché Filippo è andato benissimo. Ecco, io passerei il microfono ad Antonio Iazzetta, perché vorrei fare un remake sulle manche. Secondo me la più bella è stata la seconda, dove Antonio è arrivato quarto. Sì, purtroppo non è stato, ci ho avuto un po' di problemi già in qualifica, insomma avevo notato sta cosa, sono riuscito ad ottenere il quarto tempo, e dopo durante la manche ho dovuto solamente che difendermi per poter accedere poi alla finale A. È stata tutta in difesa, diciamo, la prima manche. Ecco, che c'è da dire che noi abbiamo selezionato i migliori quattro di ogni manche che sono entrati di diritto alla finalissima, mentre dal quinto posto al nono abbiamo fatto la finale B, la finale B che è stata un'altra bellissima gara. Ma assolutamente, peccato che solo il vincitore Giuseppe Crisafulli si sia guadagnato il diritto di passare alla finalissima, perché qualcun altro ci stava sicuramente bene, però questa è la legge. Ad esempio Alberto Fossati ha fatto un garone, perché è stato sfortunato nella manche, ma poi ha fatto una rimonta sensazionale dove stava andando addirittura a prendere Beppe Crisafulli, che ricordiamo essere un over 45, però non ce l'ha fatta ad agguantarlo, però ha fatto una gran rimonta partendo dal dietro, sì, ha scavalcato parecchi piloti. Sì, sì, per pochissimo. Secondo me ci ha pensato di riuscire a vincere gli ultimi due giri. Però andiamocela a vedere questa gara. Certo, quindi clip della finale B. Ho piantato. Perché siamo tutti un po' maiale. Yeah.
Bene, visto quello che è successo nella finalina, la qualificazione vincitore Crisafulli, prima di andare a vedere e parlare della finale di questa prima giornata della Winter Series, stacco pubblicitario. Oh, congratulazioni ragazzi, ho saputo che siete andati a convivere insieme. Purtroppo. Come purtroppo? Non fraintendere, volevo solo dire che siamo una coppia non finanziabile. State a sentire, entrate in un'agenzia Kelion oppure visitate il sito www.kelion.it. Per esempio, potrete avere rapidamente 10.000 euro in 60 rate di appena 199 euro al mese. Kelion, da Credito e Lavoro all'Italia. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo, macchina molto prestazionale, con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivrai poi la tua giornata da pilota in TV. Per informazioni e prenotazioni www.iltuosognoinpista.it. Bene! Sentiamo la finale A, la finissima di questa prima giornata della serie, direttamente dal suo vincitore, Alessandro Giardelli. La gara è andata molto bene, all'inizio ho combattuto con Gianni, verso la metà gara sono riuscito ad andarmene e a gestire un po' la gara. Ecco, l'hai gestita perché il vantaggio che hai messo insieme sul nostro Bon Jovi non era poi... 2 secondi. Non era poi così questo grande vantaggio. È partito meglio però John. Perché è partito meglio. Dal lato interno. Tutti i segreti, questi sono i segreti dell'Alario Motorsport. Sentiamo allora il secondo classificato che però è partito dalla pole. John, quando sei partito eri convinto di arrivare secondo me? No, avevo con Alex praticamente si ripete a millesimi il distacco in qualifica che poi avevamo avuto in una gara precedente con il PGKZ a dicembre, che sicuramente Alessandro ricorda. Partivo in pole, è vero, e pensavo di avere un buon vantaggio, se non fino a quando non è stato estratto il kart che praticamente nelle manche precedenti era stato fermo, e quindi sapevo che nei primi giri io dovevo difendermi, tant'è vero che al quinto sesto giro Alessandro mi ha tentato varie volte di passarmi, poteva farlo, effettivamente era più veloce nella prima fase di gara. Poi durante metà gara avevo il passo per poterlo andare a riprendere, se non che come tutte le gare ci sono delle circostanze che praticamente possono variare un po', no, il risultato finale. Alessandro è molto bravo, è velocissimo. Io dovevo difendere nella prima fase, come dicevo, nella seconda fase pensavo effettivamente di poterlo recuperare e quindi magari negli ultimi giri tentare un eventuale sorpasso. C'è stato un rallentamento, un incidente causato verso il decimo, undicesimo giro che ci ha bloccati tutti in salita per effetto di un sistema di sicurezza che nei kartodromi indoor è sicuramente all'avanguardia e necessario. E quando siamo andati a ripartire in realtà mi ha preso 2-3 secondi che non ho potuto più colmare nei giri successivi, poi essendo molto bravo e veloce ovviamente non ce l'ho fatta. Tra l'altro ricordiamo che oltre ad essere arrivato secondo, Gianni è stato il vincitore della Over 45, perché noi abbiamo una speciale classifica rivolta anche agli Over 45 e poi andremo a vedere i premi. Ma chi ha fatto secondo me un garone dalla 12ª piazza indicativamente è stato Antonio Iazzetta, che poi ha agguantato il podio, 3° gradino. Sì, appunto per quello, e la prima mancia non era stato molto fortunato, che ci avevo avuto un po' di problemi col kart, quindi sono partito dalla 11ª casella e sapevo che non ero piazzato bene, infatti lì già la prima curva ero arrivato addirittura a 14esimo perché ci siamo tutti un po' incastrati e ho aspettato un attimino che si calmasse le acque davanti, dopo ho cominciato con la rimonta e fortunatamente il kart andava bene. E piano piano sono riuscito a risalire fino alla
terza casella, diciamo che mi sono divertito comunque. Bene, hai preso anche tanti punti in ottica campionato. È un tattico, se partiva già all'attacco arrivava tre giri prima degli altri, aveva già Monica del Garda. Sentiamo. Sì, ci faccio apposta per divertirmi. Se ci hai divertito la grande sicuramente. Vediamo invece dietro ad Antonio cosa è successo. Simone? No, niente, io sono partito sesto, i primi giri sono stato, non so, magari per paura di perdere posizioni sono guidato un po' da nervoso, un po' anche verso rispetto agli avversari, cioè verso gli avversari sono stato magari un pelino scorretto. Aggressivo. No, non scorretto, scorretto no, però un po' irruento. Grintoso. Grintoso, ecco, un po' irruento e niente, però dopo verso la metà gara così mi sono tranquillizzato, però anche sempre all'inizio, verso l'inizio della gara ho perso un po' di posizioni per, non so, perché c'era stata un po' di bagarre, ho perso un po' di posizioni, mi sa che sono stato anche decimo, nono, una roba così. Poi grande rimonta. E dopo ho rimontato fino alla quarta posizione. Bene. Bene. Quinto Matteo Pradella, che salutiamo. Spagno Simone Rossi, sesto Marco Sala e settimo il nostro younger Filippo Spinola. Una battuta, Filippo? La finale è andata abbastanza bene. Il primo giro sono partito da ottavo, mi sembra. Il primo giro sono riuscito a sorpassarne due in partenza. E poi al secondo giro sono stato sfortunato perché sono arrivato addirittura ultimo. E poi anche per lui una bella rimonta. Sì. Poi nel resto della gara sono riuscito ad arrivare settimo e mi sono divertito. Sì. Soprattutto perché mi hai asfaltato l'Orlando Sidoti. Orlando, ottavo, diamo già largo ai giovani, non è un po' presto. La tua gara, la tua finale, Orlando? Allora, mi sono divertito, sono partito settimo e come prospettiva avevo... Eri quarto anche a un certo punto. Sì. Sì, vero. Sì, ero quarto perché davanti, diciamo, si sono un po' scontrati, quindi a me era andata bene. E lì mi sono provato a difendere perché avevo un kart più veloce di me dietro, però poi ne ha avuta di più lui, mi ha superato. Ci ho provato a stare dietro, ma non ce l'ho fatta, però ce l'ho sempre messa tutta. E quella, secondo me, è l'importanza, divertirsi, mettersela sempre tutta. E va bene lo stesso così, sono contento lo stesso, perché ho dato il massimo. Perché in queste gare poi si fa fretta a perdere posizione. Lui è stato quarto, è sceso ottavo, ma sicuramente poteva anche, lasciandosi andare, perdere ancora più posizioni. Quindi sicuramente ottima anche la gara di... Ricordiamo che una gara si può scartare, quindi su tre, anche o chi non ha fatto questa di Colico e vuole fare Moniga e Vignate, può essere ancora in lizza per il campionato. Benissimo, ricordiamo la classifica, nono Marco sì. Cartemisano, decimo Enrico Rolando, undicesimo Gabriele Gabba, dodicesimo Beppe Crisafulli, che ha vinto la finale AB, tredicesimo Lorenzo Togni e quattordicesimo David Colocci. Siamo in chiusura, io ringrazio a nome di GoCar TV gli iscritti della prima prova del GoCar TV Winter Series e naturalmente tutti gli ospiti intervenuti e specialmente a Giada Giardelli che ci ha ospitato nell'Alario Motorsport. Sicuramente ci vedremo anche l'anno prossimo. Oh, bello questo appuntamento, mentre il nostro prossimo appuntamento cambiamo lago, saltiamo dall'Alario vicino al Garda, che non saremo proprio sulle sponde come è sull'Alario Motorsport. Monica del Garda, ricordiamo la data, Ricky. 3 marzo, per chi volesse partecipare a questo evento, info@gocartv.com. Ciao a tutti, a settimana prossima. Grazie. Ciao. Ciao. GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.